tutte le realtà del nostro paese, nonostante il quesito ponga questioni molto specifiche, più legate all'Adriatico in particolare, alla Sicilia e alla Basilicata. È ovvio che, siccome si mette in gioco tutta la questione energetica del nostro paese, è importante che in tutte le realtà, come si è fatto a suo tempo per il referendum sull'acqua, il referendum sul nucleare, ci si attivi, come ci si è attivati anche a Bergamo questa volta, per preparare il voto della popolazione sul sì e soprattutto per raggiungere il quorum. Perché sì? Il sì perché è l'unica modalità che permette in questo momento di contrastare le scelte del governo, che da questo punto di vista ha teso a dare una mano alle realtà, diciamo così, petrolifere, prorogandogli per tutte quelle che hanno, diciamo, delle trivelle nell'arco dei primi 12 chilometri del mare, di non andare a scadenza della concessione, ma poter proseguire fino alla fine del giacimento.